prima fase abbiamo cercato un approccio adattivo in maniera tale da raccogliere due informazioni, due generi di informazioni, un po' la natura delle minacce nuove allo stato dell'arte e dall'altra riuscire a soddisfare i requisiti e le esigenze che nascevano da queste minacce con i modelli organizzativi esistenti. E progressivamente abbiamo sostanzialmente sviluppato un approccio diverso, cercando da una parte di identificare e adottare modelli organizzativi che opportunamente adattati potessero essere più efficaci nella gestione della cyber security. Dall'altra abbiamo cercato al pari merito di trovare un modello organizzativo di governance che fosse adeguato. Ovviamente la natura dinamica di queste minacce non consente di individuare dei modelli di riferimento, lo stesso mercato e la letteratura non presenta dei modelli e dei framework di riferimento accertati, per cui adottiamo per le diverse linee di business degli approcci sostanzialmente, seppur adattati, ma diversi. Il primo in assoluto è la protezione dei dati dei clienti, dei consumatori finali che si affidano a prodotti e che consumano e utilizzano il brand del gruppo, sia licenze, quindi brand di proprietà, sia licenze. Una attenzione particolare anche sulle informazioni transazionali, sui dati transazionali che supportano i processi di business. L'aspetto più pericoloso e più preoccupante sono le sfide social, quindi la cyber security intesa come furto di credenziali, come furto di dati, furto di dati sensitive, proprietà industriale dell'azienda, e quindi ci stiamo attrezzando per adottare degli strumenti di protezione di questi dati all'interno del perimetro aziendale, compito relativamente facile, ma anche compito invece molto più sfidante al di fuori, e quindi nel social, sulle piattaforme tecnologiche nuove. Una delle competenze che è necessario sviluppare e sul quale stiamo concordando e iniziando a lavorare in maniera efficace è l'information internal communication, in maniera tale da utilizzare tutte le tecniche, non le chiamerei tecnologie, le chiamerei proprio tecniche di comunicazione per diffondere la cultura della sicurezza e rendere la sicurezza efficace, soprattutto nell'landscape, nel panorama della sicurezza social. La trasformazione principale che impatta la sicurezza è il venir meno del perimetro, dei perimetri sui quali i modelli organizzativi precedenti facevano riferimento per proteggere i dati aziendali. I perimetri attuali stanno diventando sempre più laschi, sempre più trasparenti, e quindi è necessario cambiare assolutamente l'approccio e gli strumenti per affrontare queste minacce. Quindi un aspetto che diventerà sempre più importante, sul quale dobbiamo indirizzarci, è la classificazione dei dati. Non è più possibile implementare una sicurezza to core piatta, generalizzata, che vada per bene o sia adeguata per tutti gli asset informativi, i cespiti informativi dell'azienda. Bisogna differenziare, perché il costo della sicurezza sta crescendo in maniera esponenziale, e il cambiamento di questo paradigma significa che ci sono informazioni aziendali che non è più possibile proteggere o è troppo costoso proteggere.